Si è svolta la cerimonia finale dell'iniziativa organizzata dalla Cassa di Ravenna in collaborazione con la Fondazione per l'Educazione Permanente, un progetto Contiamo Pari sulla parità di genere con l'educazione anche alla finanza. Direttrice, come si è articolato questo progetto? Allora, è un progetto che ha riguardato appunto una scuola media di Faenza in cui abbiamo proposto alle ragazze e ragazzi di lavorare non solo sull'educazione finanziaria ma anche sull'argomento veramente molto all'ordine del giorno delle differenze di genere. Quindi il fatto che in Italia purtroppo si tende a educare ancora in maniera diversa maschi e femmine rispetto alla relazione col denaro. Risultati? Risultati direi ottimi, i ragazzi hanno fatto un percorso di una serie di incontri in classe, quindi non solo educazione finanziaria, abbiamo unito in maniera trasversale anche un pochino di giornalismo, quindi notizie, lettura dei giornali, interviste. Si è concluso con delle interviste fatte dai ragazzi e dalle ragazze a delle persone, delle donne che fanno dei lavori insomma di successo interessanti e con direi una bella soddisfazione da parte di tutti. Oggi siamo qui a Ravenna a celebrare i ragazzi e le ragazze con un evento conclusivo molto direi pieno di energie. È stato più complicato far capire la parità di genere o come funziona la finanza italiana? Allora, una bella domanda. Capire la finanza non è facilissimo, ci si arriva per gradi, quindi con i ragazzi e le ragazze abbiamo cominciato dalla relazione col denaro, che è la base, insomma. Capire appunto come relazionarsi con i soldi, che ruolo hanno nella vita, parlare di risparmio, parlare di paghetta, sono tutti i piccoli argomenti che aiutano poi a diventare degli adulti in grado di gestire bene anche la parte di relazione con la finanza. E rimanendo come battuta, capiscono meglio le ragazze o i ragazzi? Le ragazze sono smart, diciamocelo. La nostra cultura ci ha sempre, noi donne, tenute lontane dalle scelte di denaro che sono poco eleganti, sono da uomini, ma questo non è vero, lo sappiamo. In realtà le donne hanno delle caratteristiche proprio per cui sono molto più equilibrate nella gestione del denaro. Tra l'altro il denaro per le donne è più, diciamo, uno strumento per sviluppare progetti di vita e di famiglia, per gli uomini a volte diventa più quasi un simbolo di successo, di potere. Quindi ragazze, tutta la vita insieme ai ragazzi, però, perché insieme si vince, da soli no. Presidente, una bella iniziativa, l'educazione di genere, ma più che altro l'educazione anche finanziaria per questi giovani ragazzi che hanno partecipato appunto a questo evento che credo che la Cassa voglia anche ripetere. Certamente l'educazione civica è un pilastro della consapevolezza e della moralità pubblica. Io ho avuto la fortuna di aver avuto un maestro elementare in quarta e quinta che si chiamava Bruno Benelli, il quale mi ha insegnato l'importanza della Costituzione della Repubblica in confronto con lo Statuto Albertino e con l'ascendenza della Costituzione della Repubblica Romana del 1849. La Costituzione è l'atto fondativo dei doveri e dei diritti di cittadinanza e di conseguenza l'educazione civica e civile deve essere un fatto continuo nella vita, a cominciare dagli primi anni di scuola e di scuola media e di scuole superiori. Detto questo, l'educazione finanziaria e al risparmio fa parte dell'educazione civica perché c'è un articolo della Costituzione che dice la Repubblica tutela il risparmio, eccetera. E nel tutelarlo uno dei presupposti è che i singoli sappiano che cosa significa risparmio, cosa significa previdenza, sappiano gli elementi fondanti di cultura finanziaria del risparmio. Presidente, una bella iniziativa dedicata ai giovani per istruire, perché questo poi è anche una delle missioni della Fondazione. Sì, a noi piace come Fondazione, l'ho già detto prima, integrare quelli che sono i programmi, perché molte cose a scuola non si studiano, si studia la storia, la geografia, si studiano tante cose, però quello che oggi serve nella vita, perché è la nostra quotidianità, e spesso non viene neanche affrontata. Quindi questi nostri interventi nella scuola, con queste nuove idee, con questo coinvolgimento dei giovani, è una cosa che ci stimola, ci piace e la sosteniamo con grande piacere.
I giovani riescono a capire, perché qui sono veramente giovani, capire la finanza è complicato. E i giovani la capiscono, ma soprattutto messa come la mettiamo così a livello di concorso, di sfida, di gara, allora si lasciano coinvolgere, quindi credo che sia un po' una formula vincente, ecco, perché se alla fine avere il premio, anche l'attestato, è una cosa che gratifica e quindi li coinvolge.